E adesso il fratellino nascosto di Vlad e Nicky è salvo, guardatelo, è contento. Grazie per avermi aiutato a trovare tutte le chiavi. Adesso lui potrà scappare finalmente. Cosa fa? No, perché accelera? Oh mio Dio! Via! Oddio, che paura! Ebbene sì, nello scorso video molti di voi mi hanno scritto che qualcuno mi stava spiando mentre giocavo alla loro applicazione. Ed è effettivamente così, ma attualmente non sappiamo chi sia, cosa voglia, ma sembra molto collegato alla questione di Vlad e Nicky. Nella loro app maledetta avevamo trovato anche dei segreti strani. Ed oggi voglio giocare di nuovo alla loro applicazione maledetta per vedere se il tizio torna a spiarmi. Se vi ricordate, in questo livello nello scorso video avevamo trovato delle cose veramente spaventose, ragazzi. E voglio vedere se riusciamo a trovare qualche altro segreto di Vlad e Nicky. Mi raccomando, lasciate mi piace se volete che sopravvivo, oppure scrivete hashtag vieni rapito se volete che vengo rapito, e vediamo chi di voi ha ragione. Mi avete detto che girando questa ruota dovrebbero comparire degli oggetti strani, molto segreti e spaventosi. Vediamo se è così. Guardate, è comparsa la loro madre cattiva, perché loro mi avete detto che potrebbero nascondere altri segreti. Potrebbero addirittura essere dei gemelli cattivi di Vlad e Nicky. Stiamo effettivamente, ragazzi, trovando un sacco di cose nuove, però non ho capito a che cosa serve anche questa macchina. Forse loro vogliono scappare da casa loro, per quello hanno questa macchina spaventosa. Sento dei rumori, ma non ho ancora visto nessuno, ragazzi. Mi ha dato la chiave blu, guarda. Abbiamo, ragazzi, tutte le chiavi. Abbiamo fatto il tempo migliore dell'applicazione, guardate. L'abbiamo fatto, ragazzi, abbiamo sbloccato i biscotti. E adesso dobbiamo darli a Vlad e Nicky prima che ci mangiano. Lo vedete come sono affamati? È finito il livello, per fortuna. Abbiamo fatto altre 100 monete e dobbiamo riuscire a sbloccare gli altri livelli, ragazzi. Ma come facciamo? In tutto questo non è ancora arrivato nessuno, quindi io, ragazzi, mi sposterei nel salotto per vedere se magari lì riusciamo a essere appetitosi per il mostro. Guardate, ragazzi, nell'applicazione di Vlad e Nicky c'è una gatta che ci dice: ho 12 cose da comprare. Chissà cosa sono, ragazzi. Dite che sono 12 palle. Guardate, c'è la signora cassiera che glitcha strana. Potrebbe non essere reale, potrebbe essere un mostro famelico. Guardate, ci saluta pure. Guanti da kickboxing. La posso picchiare, la cassiera? Ragazzi, ma ci sono dei glitch strani dentro l'applicazione oggi. È veramente particolare questa applicazione. Dobbiamo spingere avanti il carrello per prendere le cose che ci servono, ragazzi. Guardate, ci serve un sacco di roba. Abbiamo riempito il carrello, adesso dobbiamo andare avanti e scoprire i segreti. Guarda, c'è un euro. Perfetto. Dietro la tenda c'è un mostro. Guardate, potrebbe essere John Pork questo. Avete visto? Vuole una maglia. Diamogli questa maglia. Guardate, ragazzi, posso picchiare il sacco da box. Forse esce un mostro da questo sacco da box. Siete pronti? Guardate, l'ho rotto ed è uscita una palla. Ve l'avevo detto che a lei servivano 12 palle. Qua c'è un aereo. Qua ci sono tanti pupazzotti. Ci sono tanti glitch. Proviamo a prendere un pupazzo. Vediamo se vinciamo. Vai, vai. Voglio prendere questo. Vai, vai. Prendi il pupazzo. Prendi il pupazzo. L'abbiamo preso. Perché lo lasci? Non è questo quello che mi serve. Dai, dammi il pupazzo. Perché non mi dà il pupazzo? Ah, mi serve l'unicorno. Me lo fa vedere. Scusate, sono stupido. Eccolo qua. L'unicorno qua sotto. Preso. Perfetto. La serve la ciliegia. Ragazzi, inizia a fare un po' di freddo. Io inizierei a chiudere. Ma qualcuno ha aperto la maniglia del terrazzo, ragazzi. Ragazzi, dove sarà andato il mostro? Io non lo trovo. Qualcuno è entrato e sono sicuro che è entrato il mostro dell'altra volta. Era lui, ragazzi? No, dobbiamo assolutamente controllare. Ragazzi, qua dentro c'è qualcuno. Al 3 apro. 1, 2, 2, 1. Hanno acceso il fuoco, ma non c'è nessuno. Chi l'ha messa la pasta al fuoco? Io, perché avevo fame. Ragazzi, guardate, c'è la testa di qualcuno. Forse è una testa di cane. Forse è qualcuno che si è infilato dentro questa macchinetta dei giocattoli perché voleva rubarsi un pupazzo. No, ragazzi, non va bene. Dobbiamo toglierla. L'abbiamo tolta, perfetto. Avete visto? Di chi sarà mai questa testa, ragazzi? Ma c'è anche un braccio. Mi sembra di vedere il braccio di qualcuno. C'è una carotina, dobbiamo prenderla. Ho preso la carota, perfetto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi piace la carota. E adesso prendiamo anche il pretzel. Ragazzi, guardate, ci sono dei conigli strani con gli occhi neri. Forse è Pasqua, oppure potrebbe essere un coniglio posseduto. Guardate, dobbiamo costruire la macchina segreta. Secondo voi, ragazzi, il mostro viene da questa applicazione? Guardate, nella televisione c'è un quadro di Vlad e Nicky spaventoso. C'è un quadro di Vlad e Nicky spaventoso. Stanno iniziando a comparire anche loro, ragazzi. Perché ci sono? Perché la loro applicazione, forse? Abbiamo disturbato chi non dovevamo, mi sa, ragazzi. Guardate, hanno preso le loro vittime e ci hanno fatto dei prosciutti e delle salsicce. E qua sopra c'è un altro quadro di Vlad e Nicky spaventoso, che se lo clicco scompare. È veramente brutto, ragazzi. Cosa possiamo fare? Siamo veramente in pericolo. Loro forse vogliono fare una rapina in questo negozio. Per questo hanno tutti questi quadri spaventosi vicino alla cassiera. Ragazzi, sento qualcosa che non va. Ragazzi, ma avete sentito anche voi? C'erano dei versi strani qua dietro. Dobbiamo controllare.
controllare che non ci sia nessuno. Secondo voi c'è qualcuno? Io vado a controllare. Guardiamo, ragazzi, non c'è nessuno. Ragazzi, non c'è nessuno. Quindi chissà chi era quello che mi stava facendo tutti quei versi prima. Io sentivo qualcuno. È partito il film di Vlad e Nicky sulla televisione. Ma senza dei popcorn non posso guardarlo. Ragazzi, ora possiamo guardarcelo il film. Guardate, ragazzi, sono Vlad e Nicky che hanno comprato da Amazon un cane robotico. Questo è il loro cortometraggio che ci hanno chiesto di vedere quest'oggi. Ci vorranno solo 2 minuti, ragazzi, e ci servirà per capire se il mostro ci verrà a prendere. Lo vedremo da questo specchio e da altre cose, come per esempio il fatto che qua ho i popcorn. Guardate, stanno aprendo il pacco di Amazon e troveranno il loro cane robotico all'interno del pacco di Amazon. Guardate, si è acceso il loro cane robotico e li vuole possedere tutti quanti. Infatti hanno paura, dicono: che cosa sei tu? Si è alzato, ragazzi. Guardate, adesso ha fatto pure la capriola e si sono spaventati tutti tantissimo perché non se l'aspettavano. È veramente spaventoso quel mostro, ragazzi. Ma ho visto qualcosa nel vetro, anche voi l'avete visto. Speriamo che non sia niente di strano. Guardatelo, il cane li vuole inseguire. Sta cercando di giocare con loro e dice: ragazzi, dai, giochiamo all'inchiappino. Guardate come si spaventano. Lo rincorrono davvero, però. Poverino, ragazzi, a me fa una paura pazzesca quel cane. A voi non vi fa paura? Neanche un pochino? Guardatelo, è bruttissimo. Li insegue con la faccia del cane. E loro stanno salendo queste scale colorate. Sono finite forse nella casa del Grinch. Guardatelo, com'è tutto contento con la maschera da cane che cammina. Ma è bruttissimo, sa salire le scale. Potrebbe diventare un nuovo mostro, ragazzi. Fatemi sapere se volete vederci un video nei commenti. Farebbe paura. Guardate, li sta inseguendo e loro scappano giustamente, poverini. Anch'io avrei un sacco di paura. Ma guardate che brutto. Ragazzi, ma i miei popcorn sono spariti. Chi li ha presi? Oh, ho visto un'ombra lì dietro, e sono sicuro. Guardate che sta ballando in discoteca il loro cane robotico. Loro sono contentissimi, dicono: che bello, è il cane robotico più bello che abbia mai visto. A me non piace tanto, voi? È veramente orribile, l'hanno portato pure al parco giochi. Voglio vedere la reazione degli altri cani. La signora giustamente si è spaventata come l'ha visto. Guardate l'altro cane, lo hanno usato per dire: ma tu sei indemoniato, lo so. Perché, ragazzi, lo sapete che i cani sentono le cose brutte, lo sappiamo tutti. Guardate, lui è contentissimo il robot, ma c'è qualcosa che non va. Ma il mio telefono, ragazzi? Hanno rubato il telefono. Ma sono entrati Vlad e Nicky in casa e non li ho visti. Devo cercare il telefono, ragazzi. Dove me l'avranno portato il telefono? Qualcuno me l'ha rubato. E penso che sia proprio il fratello segreto di Vlad e Nicky. Dobbiamo trovarlo assolutamente. Sarà in giro in queste zone? Forse è qua, in camera da qualche parte. Guardate, potrebbe essere qua sopra, ma non lo vedo, quindi non è qua sopra. Dov'è? Ragazzi, ma è qua, ma chi me l'ha portato qua? Ho il telefono, non ci credo. Chi ce l'ha portato? Maniaci che mi rubano i telefoni. Non si fanno queste cose. Dovete fare molta attenzione. Adesso torniamo ad indagare sul mistero di Vlad e Nicky. Guardate, Vlad e Nicky hanno un fratello segreto. Lo abbiamo scoperto nell'applicazione di Vlad e Nicky. Che sia lui quello che ci veniva dietro quando provavamo l'applicazione, ragazzi. Potrebbe essere. È una sorta di fratello segreto che gli porta il cibo, ragazzi. E si è affacciato Vlad cattivo qua dietro, ragazzi. Forse lui vuole qualcosa. Dobbiamo scoprire che cosa hanno fatto Vlad e Nicky al loro fratello segreto, ragazzi. Ecco, guardatelo. Si era affacciato dalla finestra, avete visto? Si affaccia ogni volta che noi tagliamo l'erba. Si è affacciata anche la madre, che si è arrabbiatissima con noi. Cosa vuole, signora? Sono i suoi figli, quelli indemoniati che vengono a romperci le scatole. Non siamo noi, sta qua, ragazzi, oh boh. Guardate, dobbiamo evitare gli ostacoli. Questo forse ci sta raccontando una storia. Forse il fratello di Vlad e Nicky si è sentito male in seguito di un incidente stradale, quindi è per quello che loro adesso mangiano le anime. Forse le mangiano perché devono stare meglio, per riprendersi, o forse vogliono riportare in vita il loro fratellino. Potrebbe essere. Abbiamo preso la chiave blu, perfetto, grazie. Guardate, ragazzi, sono usciti i pupazzi di Vlad e Nicky. Forse ci vogliono dire qualcosa. C'è anche un orso gigante con il fiocco, quindi forse il loro fratello in realtà è una sorella. Guardate, è partito il dinosauro. Io ho messo la pila. Adesso andrà a rompere la chiave. Abbiamo rotto la bottiglia. Guardate, bam, chiave gialla. Ragazzi, dobbiamo far partire il camion, perché il camion potrà salvare il loro fratello maledetto. Perfetto, è partito. Guardate, abbiamo sbloccato il camion e adesso il fratellino nascosto di Vlad e Nicky è salvo. Guardate, è contento. Grazie per avermi aiutato a trovare tutte le chiavi. Adesso lui potrà scappare finalmente da quei due pazzoidi. E abbiamo sbloccato 100 monetine. Perfetto. Dobbiamo colpire tutti i palloncini, ragazzi. E dai palloncini fuori esce ketchup. Guarda, sembra di essere in un film spaventoso. Invece sono Vlad e Nicky, ragazzi. Prendiamo i palloncini che ci danno i soldini. Vai, 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 vai. Perfetto. Questo forse, ragazzi, è il fratello di Vlad e Nicky, che ci sta mostrando quello che vede quando lui cammina in giro per la strada e cerca le sue vittime. Lui in realtà sembra di star giocare con dei palloncini. Potrebbe essere, eh. Abbiamo fatto 150 monete. Perfetto. Ragazzi, ma stiamo ricevendo una videochiamata da qualcuno. Chi sono? Saranno mica Vlad e Nicky?
Miki. Guardate ragazzi, ma sono proprio Vlad e Miki. Cosa volete? Non devi rivelare a nessuno che noi abbiamo un fratello segreto, è chiaro? Perché senza di lui noi non potremmo essere quello che siamo oggi. Cosa vorresti dire con questo? Io dico quello che mi pare a chi mi pare, va bene? Poi voi non mi potete comandare, siete soltanto dei mostri. State cercando di fare del male alle persone. Lui è quello che ci porta le anime. Non possiamo vivere senza, lo capisci? Senza di lui non saremmo dei mostri come lo siamo oggi. Proprio per questo lo dobbiamo dire a tutti che avete questo fratello segreto. Perché poi non mi sembra più tanto piccolo adesso, visto che sembra molto grande. L'ho già visto altre volte e non voglio riaffrontarlo di nuovo. Se lo dirò a qualcuno che noi abbiamo un fratello segreto, rischierà di affrontare anche noi oltre lui. Guardate che non mi fate paura, vi ho già affrontato una volta. La vostra arma segreta sono i vostri video noiosissimi, altro che. Arrivederci. Ragazzi, attacco che questi sono stupidi. Non me ne frega niente delle loro minacce, ragazzi. Dobbiamo scoprire di più sul loro passato. Forse è la madre che li comanda. Ragazzi, ma sento dei rumori strani. Siamo sicuri che vada tutto bene, ragazzi? Ragazzi, mi ha rapito, mi sono svegliato dentro questa macchina. Oh mio Dio, è spaventosa. Ma di chi è questa macchina? Sarà del mio rapitore, forse. Ma i miei capelli me li ha tagliati. Adesso sembro Dulis. Ragazzi, ma è qua, lo vedo. Fatemi uscire dalla macchina. Ragazzi, non lo vedo, ma sento dei passi. Potrebbe essere molto vicino, ragazzi. Dobbiamo fare molta attenzione. Ragazzi, eccolo. È qua che fa la legna, oh mio Dio. Devo scappare. No, ragazzi, sta venendo verso la macchina. Cosa posso fare? Chiamo Dunis. Dunis, lo vedi dove sono? Mi hanno rapito. Mi hanno portato in un bosco. Io non so come scappare. Dove posso andare? Dunis, aiutami. Ma che cosa stai dicendo? Non è possibile. Non credo che Vlad e Niki gli possano fare delle cose del genere. Io li conosco, sono simpatici. Simpatici come Granny, ma vedi dove sono? Non vedo il killer. Puoi aiutarmi a scappare? Allora, senti, io non so che cosa ti sta inseguendo, però posso fare una cosa per te. Posso prendere il drone e vedere. Va bene, grazie mille, Dunis. Dunis, vedi qualcosa? Sì, vedo qualcosa. C'è qualcosa di piccolino lì da quella parte. Ma non capisco che cosa sia. Ma Elia, lo vedo che si sta avvicinando a quella macchina. Sei vicino lì ad una macchina per caso? Sì, credo sia lui, ma io sono abbastanza lontano dalla macchina. Cosa sta facendo? Vedo che sta facendo qualcosa dentro quella macchina. Probabilmente sta cercando qualcuno. E forse te, ora che ci penso. Perché chi altro potrebbe cercare? Dimmi quando è distratto, così io scappo, va bene, Dunis? Ok, è andato. Scappa, scappa, scappa. Via, via, via. Mi sembra di averlo visto. Ma poi, scusa un attimo, aspetta. Dentro la macchina c'è un Agiwagi, ma è tuo per caso? Sì, è un Agiwagi, devo assolutamente riprenderlo. Ma sei totalmente impazzito per caso? È solo un pupazzo, che cosa ci vai a fare? Scappa piuttosto, che avevi un caspita di mostro che ti seguiva. Ragazzi, devo muovermi. Dove è andato? Non c'è, posso prendermi Agiwagi? Ragazzi, ma dov'è Agiwagi? Aiuto, c'è il mostro! Se n'è andato, mi chiudo dentro. Forse sono salvo. Ragazzi, è fuori ma non può entrare. Non riesce ad entrare, devo chiamare Dunis. Dunis, aiuto! Sono bloccato nella macchina, cosa posso fare? Allora, io sto chiamando assolutamente la polizia prima che sia troppo tardi. Pronto? No, non sento niente. Non risponde. Io non so come fare, cosa devo fare. Non mi rispondono, quindi l'unico modo che ho di fare è sbloccarti la macchina. E va bene, Dunis, facciamolo. Tutta colpa di Agiwagi. Guardatelo, è qua dietro. Dobbiamo aspettare che se ne vada. Se ne sta andando. Ragazzi, Dunis, puoi sbloccare il portello? Vai, si è sbloccato. Andiamo, andiamo. Dobbiamo andarcene da qui. Devo andarmene. Guardatelo. Sta montando in macchina. Se prende la macchina alla fine, che cosa fa? Sta arrivando, ragazzi. Cosa fa? No, perché accelera? Oh mio Dio. Via! Oddio, che paura! Sì, Dunis, sto bene, per fortuna non mi ha preso, se n'è andato. Pensava di avermi tamponato con la macchina, invece non mi ha preso, per fortuna. Però adesso devo tornare a casa, come faccio? No, scappa via, vai via, devi andare, scappa! Devo farmela tutta a piedi, ragazzi. 3000 mi piace per il continuo di Vlad e Niki.